Ciao ragazze, in questo video vi faccio vedere come fare il primo ordine online. Per fare l'ordine online abbiamo bisogno di un nostro codice personale, quindi abbiamo bisogno di aver fatto un ordine da una consigliera di bellezza oppure da una capogruppo. Se questo non è il tuo caso e quindi tu ancora non hai un codice personale come cliente privilegiata, non ti preoccupare perché posso appunto dartelo io senza nessun problema. Scrivi qua sotto, ti lascio tutti i miei riferimenti, così avrai un tuo codice personale senza nessun problema e potrai fare tutti gli ordini online che vuoi. Avendo il tuo codice personale che puoi fare appunto che puoi fare gli ordini, basta inserire questo codice personale sul sito www.yvesrocher.it e potrai fare il tuo ordine personale, appunto il tuo ordine Yves Rocher, che ti arriverà direttamente a casa senza preoccuparti di nulla. Pagherai solamente dopo aver ricevuto il pacco, senza dover anticipare nulla, e quindi non dovrai avere per forza una carta di credito o fare un bonifico eccetera prima di ricevere i prodotti. Quindi non ti devi preoccupare di questo, ma pagherai solamente dopo ricevuti i prodotti e in 15-20 giorni dalla fatturazione del pacco. Ti faccio vedere adesso sul computer come si fa l'ordine online. Allora, vediamo che siamo sul sito yvesrocher.it, andiamo sull'area riservata e qui ti verrà chiesto se è la prima volta che ti inserisci, insomma che entri in questo sito. Noi diciamo di sì, entriamo nella nostra area riservata e qui possiamo mettere appunto i nostri dati. Ci chiederà il codice personale che, come ti ho detto, ce l'abbiamo solamente dopo che abbiamo fatto il primo ordine, e il primo ordine te lo dà una consulente di bellezza. E dopo aver messo appunto i nostri dati, che sono la data di nascita e la nostra mail, clicchiamo ok e possiamo entrare nella nostra area riservata. Nell'area riservata ci sono alcuni dati personali che ovviamente li oscurerò in questo video, e qui dobbiamo inserire, c'è già scritto il nostro nome, il nostro cognome, il numero di telefono che abbiamo utilizzato per fare la nostra adesione, e qui dobbiamo inserire di nuovo, confermare la mail, mettere la nostra password, che ti consiglio vivamente di scriverti da qualche parte, perché questa password non la sa né la tua capogruppo né la tua responsabile, quindi scrivitela da qualche parte, perché nel caso tu la dimentichi dovrai poi scrivere all'assistenza. Ti chiede anche una domanda, diciamo, per ricordarti la password, gliela mettiamo e poi possiamo cliccare su entra. Ti chiederà se vuoi il tuo browser, se vuoi salvare la password, e puoi dire sì o di no. Poi adesso ti dice che puoi entrare nella tua area riservata. Noi entriamo nella nostra area riservata e diciamo ok, e qui ti chiede una conferma dell'email e del riepilogo dati, quindi noi gliela diamo. E dopodiché che abbiamo cliccato ok, possiamo andare finalmente a fare il nostro ordine. Clicchiamo su ordini, nuovo ordine, e ti si aprirà questa pagina. Su questa pagina noi possiamo controllare i nostri dati, i dati di fatturazione del pacco, dove il pacco verrà inviato. Quindi c'è il nostro nome, il nostro cognome, la via, la città, il numero civico, il numero di telefono e la mail. Alcuni di questi in questi dati non si possono cambiare, ma se li volessimo cambiare noi dovremmo scrivere poi in assistenza per cambiare l'indirizzo di fatturazione del pacco. Una volta che abbiamo controllato che i dati siano scritti correttamente, clicchiamo su continua e possiamo poi continuare appunto con il nostro ordine. Una volta che siamo riusciti a entrare nella nostra pagina, vediamo che qui possiamo cliccare l'album. Ci sarà un album diverso, dipende quando fate voi l'ordine. Cliccate proprio sull'immagine dell'album e possiamo inserire qui direttamente i codici che noi vogliamo, appunto, delle cose che vogliamo acquistare. Io le ho già salvate nelle note, quindi faccio semplicemente copia e incolla di tutti i codici e facilmente appunto inserisco tutti i codici. I codici sono appunto dei numeri che trovate direttamente nell'album delle offerte che volete. Mi raccomando, utilizzate l'album che è in corso, perché sennò non vi troverà il codice. Poi qui vedete due colonne, QV e QP. Ho fatto un video riguardante, insomma, quale delle due colonne scegliere. Vi lascio qui la carta nelle informazioni, così potete benissimo vedere quale delle due vi conviene scegliere, perché in base a quale delle due scegliete guadagnate di più, quindi avete più sconti. Poi, una volta che abbiamo inserito,
Clicchiamo in basso a sinistra dove c'è scritto aggiungi al mio ordine e quindi tutti i codici che abbiamo inserito verranno aggiunti al carrello e solo così andando in alto a destra sul carrello noi troveremo tutti i nostri prodotti. Possiamo controllarli, mi raccomando, controllateli sempre perché in questa parte siamo ancora, in tempo per aggiungere qualcosa. Qui in fondo vediamo che ci sono delle spese di trasporto, in questo caso sono 0 e qui se cliccate sopra vi fa vedere quanto costano le spese di trasporto. Quindi potete cliccare appunto e vedere che vi conviene fare sempre un ordine maggiore di 100 euro. Se vi siete dimenticate qualcosa, potete qui in basso a sinistra aggiungere qualcosa al carrello. Vedete che aggiungendolo c'è appunto una linea in più. Se volete cancellarlo, basta cliccare sul tasto cancella che si trova a destra e vi rimuoverà, come potete vedere, l'articolo dal carrello. Cliccate su invia ordine, vi chiederà la conferma per confermare l'ordine. Una volta confermato, l'ordine è partito. Una volta che l'ordine è partito, non si può più tornare indietro, non potete più modificarlo, non potete più richiedere, insomma, l'eliminazione di questo ordine. Potete controllare se l'ordine è andato a buon fine cliccando su Ordini, Ordini precedenti e vedere che su appunto Ordini precedenti c'è questa linea, questa barra, insomma, dove ci sono questi dati. Noi vediamo tutti i nostri dati e si vede che appunto sono tutti scritti correttamente e in fondo a destra c'è una lineetta dove c'è scritto Rintraccia spedizione. Questa lineetta verrà scritto il simbolo BRT quando l'ordine verrà preso in incarico da Bartolini. Quindi noi sapremo che il nostro ordine è partito da Evrochet e Bartolini ci consegnerà poi il pacco. Ovviamente voi sarete informate durante la consegna del pacco perché Evrochet vi manderà sempre i messaggini con scritto che il vostro pacco è in preparazione, il vostro pacco è in consegna e poi Bartolini vi invierà proprio il pacco il giorno prima di consegna dell'ordine per dirvi che l'ordine verrà consegnato appunto il giorno successivo a tale ora. Così voi se non siete a casa potete benissimo sul sito di Bartolini cambiare la spedizione, l'ora di consegna del pacco. È molto semplice cambiarlo perché appunto vi verrà mandato un messaggio sul telefono e voi dovete solamente seguire le istruzioni del sito Bartolini. Quindi una volta che abbiamo appunto verificato che l'ordine è andato a buon fine, se non fosse andato a buon fine, noi vedremmo in questa pagina non tutti i nomi, ma vedremmo tutti i nomi, insomma il nome, cognome e tutti i dati relativi a questa spedizione, ma vedremmo delle lineette. E quindi in questo caso l'ordine non è andato a buon fine e dovremmo rifarlo, ma ti consiglio di contattare sempre la tua responsabile o la tua capogruppo nel caso questo avvenga, perché solo lei ti può aiutare. Spero che questo video ti sia stato utile. Ti ricordo che qui sotto al video ti lascio tutti i link dove mi puoi trovare e soprattutto la nostra piattaforma dove puoi scaricare tantissimo materiale gratuito. Se ti è piaciuto questo video, ti chiedo di lasciarmi un mi piace, così mi sostieni un po', iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!